Allora, stasera con il giudice c'è con noi, c'è Max Gaetano, che è un attivista di lunga data, nato a Milano. Max è uno di quelli che ha girato l'Europa, in parte anche il mondo, per protestare contro quello che viene chiamato il sistema Bilderberg, ma non solo. Insomma, è una persona che civilmente, in maniera comunque garbata, è stata presente in Italia, in Europa e nel mondo, per andare a rivendicare i diritti che poi sono di tutti. Allora, io, Max, buonasera, grazie di essere venuto. Siamo Ciao, contenti di averti grazie. con noi. Vorrei dire che al di fuori della Bilderberg, la Bilderberg è un'occasione per parlare con una persona che è eclettica nella sua preparazione, perché noi l'abbiamo già avuto ospite nostro, abbiamo parlato di dieta, è una persona che è impegnata nel campo dei diritti civili e pertanto attenzione a alcuni problemi come quello di cui stasera parleremo, che ha qualche interferenza, qualche punto di contatto con questa questione dell'epidemia. Noi abbiamo sempre parlato, quindi lo seguirò con grande interesse, ho letto qualche cosa che lui ha scritto, noi abbiamo sempre parlato di pagine drammatiche che sono state scritte per tutto il mondo da un nuovo ordine mondiale e quindi vorrei capire quali sono i punti di contatto tra questo nuovo ordine mondiale e questa fondazione che indubbiamente ha all'interno la crema della finanza internazionale. E questo Grazie, collegamento Max. c'è anche sulla dieta, perché come vedremo Rockefeller, la fondazione Rockefeller, che è nel Bilderberg e che è in America molto potente, è quella che ha affermato i medici igienisti americani che guarivano dalle malattie, come diceva Ippocrate, attraverso l'alimentazione. Ma poi, come vedremo, Big Pharma, creata da Rockefeller, ha seppellito questi medici igienisti americani che da 200 anni che dicono che bisogna mangiare vegetale. Diciamo che ci occupiamo delle persone e dei fatti, non ci interessa la loro estrazione, la loro provenienza, la loro fede, il loro credere politico, parliamo di fatti. Certo. E sottolineiamo che i Rockefeller comunque non sono ebrei, sono protestanti, no, perché c'è questa Esatto, cosa che sono tutti meno ebrei. male. Max, hai fatto bene a precisarlo, perché qualcuno dice che siamo antisemiti perché avremmo citato, lungi da me, grande affetto, no, amore per il popolo ebreo, amore. Amore Certo. perché è un esempio di un popolo che è stato perseguitato. Noi non siamo di quelli che neghiamo, noi condanniamo la Shoah, noi vogliamo che siano ricercate fino in fondo le verità. Ma il popolo ebreo è un popolo a cui noi siamo particolarmente vicini, perché noi siamo vicini a tutte le persone che soffrono, hanno sofferto e in questa vicenda purtroppo anche loro sono vittime di questo sistema. Infatti poi vedremo il grande legame tra l'industria tedesca IG Farben e l'industria nordamericane che sono quelli che erano dietro i nazisti. Dopo vediamo tutti questi legami con il Max, dieta. ma inizia a parlare, Max, iniziaci a dire, dopo, Allora. inizia. Allora, il Bilderberg è una riunione che si svolge una volta l'anno con le più influenti personalità del mondo europeo e nordamericano, cioè degli Stati Uniti e del Canada. Queste persone sono le più influenti nell'ambito economico, politico, giornalistico, compresi i segretari generali della NATO, compresi in ambito giornalistico ci sono i principali direttori di quotidiani del mondo o italiani, in ambito politico, primi ministri, ministri dell'economia, ministri del tesoro. In ambito i maggiori industriali, per stare solo in Italia, gli Agnelli sono i grandi habitué del Bilderberg. Ma il Bilderberg è collegato a tutta un'altra serie di cosiddetti think tank, cioè loro li chiamano pensatoi, che sono questi, si uniscono tutti questi personaggi in violazione della legge Anselmi. La legge Anselmi è quella che dice che le associazioni, anche se non sono segrete, ma hanno finalità
che destabilizzano le istituzioni italiane o i beni essenziali italiani vanno a incorrere nei reati previsti dalla legge Anselmi, e questi personaggi fanno tutto quello che è il loro potere per destabilizzare non solo l'ordine democratico, ma le loro finalità, come emerge anche dai loro studi, che non è che sono occultati. Per esempio l'Atlateral, che è un pezzo di Bilderberg, è un'associazione simile al Bilderberg, ma oltre agli europei e nordamericani c'è anche il Giappone. Gli studi dell'Atlateral dicono che dagli anni 70 a oggi che il loro obiettivo è ridurre la democraticità dei paesi occidentali, perché secondo loro c'è un eccesso di democrazia che porta a un eccesso di burocrazia che porta a impedire i loro piani, che poi sono un nuovo ordine mondiale che riecheggia in tutte queste organizzazioni, dal CFR, il Consiglio per le Relazioni Estere, che è un altro loro organo. Comunque, se vogliamo dire bene chi è che ha creato il Bilderberg, è stato una spia nazista dell'SS, il principe dei Paesi Bassi, che vengono chiamati normalmente Olanda. Questo principe Bernardo, insieme a esponenti della CIA, finanziato dalla CIA, quindi è stato creato dai servizi segreti in realtà al Bilderberg, insieme ai Rockefeller e insieme successivamente poi a Kissinger, che è il trade union tra tutto quello che accade poi a livello di stragi di Stato, di omicidi, omicidio di Aldo Moro, omicidio di Allende, genocidio dei popoli sudamericani, in special modo Cile e Argentina. Videla e Pinochet erano grandi amici di Kissinger. Questo per dire chi sono i personaggi che vanno al Bilderberg, e mentre i giornalisti non ne parlano, ridicolizzano. Perché succede questo? Beh, ovviamente ci sono i principali mass media del mondo che vanno al Bilderberg, ma in Italia pochi sanno che anche il Fatto Quotidiano, il cosiddetto Fatto Bilderberg Quotidiano, va al Bilderberg a braccetto con il genocida Kissinger. Collegamenti ci sono anche con il Foglio, che voi ben conoscete. Per esempio il giornalista del Foglio Capone è uno di quelli che ridicolizza tutti quelli che parlano di Bilderberg, quindi verremo ridicolizzati da questo Capone, che non ricordo il nome di battesimo, forse Al, non lo ricordo. Tutta questa situazione ci porta a pensare che c'è un tentativo di nuovo ordine mondiale che sia concentrato su un potere centrale, ma in realtà poi ci sono varie organizzazioni che tentano di influenzarsi a vicenda. Per esempio Big Pharma è sempre stata secondaria nel Bilderberg, ma adesso Big Pharma comunque approfitta della situazione e detta legge. Non so se volete chiedermi qualcosa di più particolare di questa narrazione, perché comunque la IG Farmen, poi spiegheremo bene la IG Farmen chi è. Allora, la IG Farben era la multinazionale tedesca che ha creato Hitler, sostanzialmente dal punto di vista meccanico, cioè dal punto di vista della creazione della macchina bellica di Hitler, è stata tutta creata dalla IG Farben. Peccato che azionisti della IG Farben fossero anche gli industriali nordamericani, quali le potentissime famiglie Bush, le potentissime famiglie Rockefeller e addirittura la Banca Centrale Americana, che erano azionisti della IG Farben, filiale americana, ma che hanno dato alla struttura bellica nazista tutte le possibilità di creare una benzina che non potevano creare senza i brevetti di Rockefeller. Perché Rockefeller, ricordiamo come nasce, come Big Oil, come il più grande petroliere nordamericano. Poi ai primi del Novecento estende tutta la sfera di influenza alle università di medicina americane, creando Big Pharma. Big Pharma sostanzialmente viene creata ai primi del Novecento. La fondazione Rockefeller ai primi nel 1913 comincia a dare milioni di dollari a tutte le facoltà di medicina affinché unifichino un pensiero unico a livello medico, e i libri di medicina creati i libri di testo delle università di medicina americane sono tutti allineati al pensiero unico della Fondazione Rockefeller. La IG Farben quindi è il collegamento con il Bilderberg, perché la spia nazista, il principe Bernardo, era una spia nazista che lavorava alla IG Farben. Rockefeller era socio della IG Farben,
Rockefeller e il principe Bernardo sono coloro che creano il Bilderberg fino al 1976, che è l'unico anno in cui non si svolge il Bilderberg, a parte il 2020. Nel 2020 non si è svolto per la pandemia. Nel 76 perché non si svolge il Bilderberg? Perché il principe Bernardo è coinvolto in uno dei più grandi scandali della storia militare mondiale, lo scandalo Lockheed, che è cantato anche dal grande Rino Gaetano, il quale nella canzone La Berta Filava fa proprio tutti i nomi, li fa in maniera in codice, di tutti questi personaggi. Cioè la IG Farben, la Lockheed era un'industria che vendeva aerei militari a un sacco di nazioni del mondo occidentale e pagava miliardi a primi ministri, ministri della difesa. E questo scandalo fu talmente forte che portò alle dimissioni del principe Bernardo da presidente del Bilderberg, e non si fece il Bilderberg del 76 a causa di questo scandalo. Anche Pasolini parla dello scandalo Lockheed, e sia questa cosa che anche Pasolini sono gli unici intellettuali di quel periodo che cercano di remare contro la P2, contro tutti questi poteri forti, furono Pasolini e Rino Gaetano, che pochi sanno che nelle sue canzoni metteva tutte le parole in codice per denunciare questi fatti. Tanto è vero che l'unico che parla del santo col vestito d'amianto, che era il capo Cefis, il capo dell'Eni, il capo della Montedison, è proprio Rino Gaetano. Il capo della Montedison dell'Eni, Cefis, era potente al pari o più di Andreotti e al pari o più di Licio Gelli della P2. Volete qualcosa di più specifico o è abbastanza? È fantastico, io siete voi, mi metto a tratti, Pasquale, siete voi. No, penso che sei tu, Angelo, sei tu purtroppo. Sì, sei tu, hai una ricezione non eccezionale. Mi sentite? Ma... Abbiamo un po' di difficoltà. Adesso sì. Ad Angelo volevo dire una cosa in particolare, che tutte queste informazioni sul Bilderberg vengono anche da una serie di giudici coraggiosi. Perché si sente male. Io provo a sganciarmi e a riagganciarmi. Ok, perfetto. Andate avanti. Allora, provo a sganciarmi. Ok, adesso volevo raccontare dei giudici famosi che hanno parlato del Bilderberg, però aspetto che torniamo. Sì, allora ti faccio una domanda. Entriamo un pochino di più su questo discorso delle facoltà di medicina. Quindi un pensiero unico che era indirizzato a cosa? Se c'era qualcosa a cui questo era indirizzato? Allora, era indirizzato esattamente dopo i centinaia di milioni di dollari dati a queste facoltà di medicina dalla Fondazione Rockefeller, era indirizzato affinché venisse aumentato a dismisura l'uso dei farmaci, mentre i medici igienisti americani curavano con cure naturali attraverso l'alimentazione. Ricordiamo Tilden, è stato il precursore di tutto l'igienismo mondiale. La Fondazione Rockefeller pompava l'uso dei medicinali perché essendo Big Oil, il fondatore del petrolio, essendo loro, si erano accorti che con i prodotti derivati dal petrolio potevano creare anche un sacco di medicinali, e quindi il mercato che si apriva dei medicinali era enorme, per chi già aveva saturato al 95% tutto il mercato petrolifero americano. Certo. Senti, ma un'altra domanda, ma noi abbiamo fatto un titolo, abbiamo detto, ma c'è un collegamento tra il Covid e questa cosa? Cioè, ce lo spieghi in linea di massima? Anche qui quindi c'entrano i farmaci? Sì, ma in particolare c'entra che chi sta facendo profitto dal Covid? Le case farmaceutiche. Se all'inizio del Novecento Rockefeller controllavano la maggior parte delle case farmaceutiche del mondo, ancora oggi è abbastanza così, nel senso che Rockefeller è azionista ancora delle principali case farmaceutiche. Solo per fare qualche nome, AstraZeneca, Pfizer e Moderna, è azionista grosso Rockefeller. Ma altri collegamenti col Covid sono la privazione delle libertà civili, è esattamente il programma del Bilderberg, che è alla fine il Bilderberg è il principale attore del nuovo ordine mondiale, perché ormai con tutte le sentenze che stanno in realtà la mia formazione primaria è giurisprudenza, ed è veramente imbarazzante per uno che arriva da giurisprudenza vedere tutte queste sentenze
del giudice di pace, del giudice del tribunale penale, del tribunale civile, del TAR, tutte non una esclusa, che dicono che tutti i decretini sono tutti incostituzionali. Addirittura uno studentello del secondo anno ha vinto la causa al TAR basandosi sull'anticostituzionalità di queste norme emesse da un professore universitario di giurisprudenza come Conte. Ma dico, ma siamo sicuri che è laureato Conte? Perché battuto da uno studentello del secondo anno di giurisprudenza. Cioè, questo è il livello? Senti, Max, però molti mi chiedono, no? Dice, ma come mai c'è questa influenza così forte in Italia, anche in Italia? Cioè, i canali quali sono? I canali mediatici, ricordiamoci che la RAI, i presidenti RAI andavano sempre a Bilderberg, ma anche ultimamente, tipo la Maggioni. Quindi la mass mediaticità, diciamo, degli aderenti al nuovo ordine mondiale in Italia è abnorme, proprio alta, quasi diciamo a livello degli Stati Uniti. Ma mentre negli Stati Uniti molti, diciamo, pensatori alternativi hanno creato su internet grossi canali alternativi, in Italia stentiamo un po' a sfruttare internet e i canali alternativi di internet, quindi la fanno da padrone ancora la TV. Cioè, quanta gente ho conosciuto che si lavava le mani davanti alla Barbara D'Urso che gli spiegava come mettere il gel sulle mani. Ma quanta gente ho conosciuto, e io non, ma neanche di età elevata, ma non ci crederete, ma ne ho conosciuti parecchi. Angelo, tutto bene? Sì. Non lo so, vabbè, sarà in un posto dove non prende bene, poi trova sicuramente lui. No, perché con Angelo dobbiamo assolutamente parlare del giudice Alessandrini. Purtroppo non, lui ha detto che oggi, ricordiamolo, che il giudice Giorgiani è stato a Roma, domani staremo insieme alle 16.30 a Piazza del Gesù. Ah, anche tu allora. Bene. Napoli è la città dove è nato il mio amico Salvatore Tamburro, tesi di laurea, la prima tesi di laurea in Europa sul signoraggio bancario. Ha detto che passerà lì e spero che ci parlate, perché il signoraggio bancario, come dicevamo prima, è l'arma principale, perché alla fine il Bilderberg... Lo spieghiamo che cos'è. Sì, cos'è. Il signoraggio bancario è diviso in due grossi filoni. Il signoraggio bancario delle banche centrali, che sono private, mentre fanno credere alla gente che sono pubbliche. Per esempio la BCE è privata, essendo gli azionisti della BCE le banche centrali europee. Le banche centrali europee sono private, per esempio la Banca Centrale d'Italia 95% è privata, la Federal Reserve americana è 100% privata, e questo è un filone. L'altro filone è quello delle banche commerciali, che poi sono gli azionisti delle banche centrali, che i controllati azionisti del controllore, no? Perché poi le banche centrali dovrebbero controllare le banche. Le banche commerciali creano la più grande creazione di denaro dal nulla ogni volta che emettono un prestito o fanno un mutuo, o fanno un prestito a un negozio, a un ristorante o a uno che compra casa. Non hanno i soldi, non ce li hanno. Loro hanno i soldi dei correntisti, quindi è come se tu porti la macchina, la parcheggi al parcheggiatore, e invece che farti dare i soldi dal parcheggiatore perché piglia la macchina, se ne va in giro con la tua macchina, fa noleggio o fa delle rapine addirittura, la banca centrale usa i tuoi soldi e li presta, ma addirittura moltiplicati all'infinito. Questa è una cosa che scoprirono gli orafi durante il Medioevo, e prima di loro i templari, che tanta gente depositava l'oro e poi non lo ritirava. E loro emettevano le cosiddette note di banco. La nota di banco attestava che tu avevi un tot valore e potevi usarla poi come banconota. Si prese l'uso di usarla come banconota. I templari poi fecero un loro impero su questo, per questo furono distrutti dal principe di Francia il giorno 13, no? Perché il giorno 13 porta sfortuna? Perché è il giorno con cui i templari sono stati quasi distrutti dal re di Francia, perché era indebitatissimo quei templari. Quindi che succede? La banca ti fa un prestito, non ce li hai i soldi, batte dei tasti su un computer, crea i soldi, a riserva ci avrà il 2%, ma poi con Basilea 3, con tutte queste norme, arriva ad avere il 0% a riserva. Quando tu invece restituisci la rata, non stai creando i soldi della rata sul PC, stai dando soldi veri. Quindi secondo il codice civile italiano è illegale
il mutuo, perché secondo i principi dell'ordinamento qualsiasi contratto deve avere il cosiddetto sinallagma, cioè deve essere, le parti devono avere interessi omogenei, scambiarsi beni omogenei, cioè non deve andare contro l'ordinamento. Infatti ci sono... E questa cosa perché la permettono tutti? Cioè alla fine nei prestiti ci sono notai, avvocati, a parte i cittadini, cioè perché nessuno si ribella? C'è una domanda per te che dice: ma questo sistema criminale, secondo te un giorno sarà possibile smontarlo? C'è solo un modo. C'è solo un modo. L'unica cosa di cui i banchieri, Bilderberg e compagnie cantante, massonerie vari hanno paura è che si espanda la democrazia diretta a Svizzera, ma deve essere proprio quella Svizzera. L'unica cosa, tutto il resto gli fa un baffo, anzi ridono dalle manifestazioni, ridono dalle sentenze, ridono di tutto. Ma la democrazia diretta a Svizzera è l'unico modo che c'è per poterli fare fuori. Perché? Perché il loro modus operandi, che è stato molto bene descritto da John Perkins, che il libro è Sicario dell'economia, è quello di mandare quelli che vanno con la valigetta, come John Perkins, che va da, è un gioco da bambini, vanno da un capo di Confindustria, un capo di sindacato, un capo politico, un industriale, e gli danno la valigetta piena di soldi. Se quello lì vuole fare il Che Guevara della situazione e non li accetta, gli minacciano la famiglia e lo fanno fuori. Ma questo è accaduto veramente. Allende l'hanno fatto fuori, Moro l'hanno fatto fuori, per dire i più famosi. Ma poi quelli meno famosi quanti ne hanno fatti fuori? Spacciati per suicidi, tipo Rosa. Aspetta, tu stai dicendo praticamente che anche Aldo Moro è stato ucciso, non per quello che sappiamo noi, ma è stato ucciso perché... Allora, Aldo Moro, uno, non faceva quello che gli ordinava Kissinger. In più, pochi sanno che ha emesso le 500 lire di carta. Ora, il signoraggio bancario della banca centrale non va allo Stato nella carta moneta. La zecca, quando fa le monetine, invece il signoraggio va allo Stato. Questo c'è anche un episodio famoso di Duisberg, all'epoca governatore della Banca Centrale, che Tremonti disse: facciamo gli 1-2 euro di monetina e di carta, gli disse Tremonti a Duisberg, e poi gli disse: ma tu sei scemo, ti perdi i diritti di signoraggio delle monete metalliche. Moro fece anche le 500 lire di carta, non emesse dalla Banca Centrale, ma emesse dalla zecca. Quindi il signoraggio sulle 500 lire di carta, che non erano comunque 2 centesimi, andava allo Stato. Perché non abbiamo detto cos'è il signoraggio della Banca Centrale. La Banca Centrale emette la moneta a debito, invece che emetterla a credito, come ha spiegato uno dei più grandi eroi dell'Italia, che non conosce quasi nessuno, Giacinto Riti, il professore di giurisprudenza, spiegò esattamente che ogni volta che viene emessa la moneta cartacea, 100 euro, 500 euro, alla banca centrale costa 20 centesimi, così come riportato anche dalla Banca Centrale Svizzera, che dice che sono 20 centesimi il costo di produzione. La differenza fra 500 euro o 100 euro e 20 centesimi è il signoraggio che dovrebbe andare allo Stato. Peccato che attraverso meccanismi derivanti dalla partita doppia, da tutta una serie di stratagemmi messi in atto dai banchieri e imparati dagli orafi, viene messa a debito, si crea il debito pubblico. Ogni volta che mettono i bozzi si crea il debito pubblico. Ma scusate, ma questi 2.000 miliardi e passa di soldi di cui noi siamo in debito, verso chi? Il 90-95% del debito pubblico è in mano alle banche, le quali non sono stupide, non chiederanno mai l'estinzione del debito pubblico, perché è la gallina delle uova d'oro, perché ogni anno noi regaliamo 80 miliardi di interessi sul debito pubblico alle banche. Poi c'è un 5% di nonnine che hanno i titoli di Stato, ma non sono certo quello il problema. Quindi questo è il debito pubblico. Questi sono 80 miliardi l'anno che, inizia l'anno, vanno alle banche. E ricordate che l'Italia è uno dei paesi migliori al mondo come avanzo delle tasse, come l'avanzo primario. Cioè, una volta ricevute le tasse dai cittadini, e una volta pagato tutto quello che deve pagare, stipendi e tutto quello che deve pagare, l'Italia è in attivo di 40, 50 miliardi, 60 miliardi, ma deve dare 80 miliardi di interessi del debito pubblico alle banche e va in passivo di 20 miliardi e devi poi chiedere quei 20 miliardi alle banche, le quali glieli prestano. Questa è abbastanza assurdo. Senti, Max, c'è una domanda
in sovraimpressione, la riesci a leggere? Sai qualcosa? Non so, sì, ma non so cosa sia la gain of, il gain vuol dire guadagno, guadagno della funzione. Quindi non conosco questa cosa. Sì, va bene. Non so se si riferisce al trading, non so se è qualcosa riferito al trading. Avevo visto comunque prima un utente che sollecitava anche a parlare di Pecorelli, ha pienamente ragione, perché ho sbagliato. Mino Pecorelli è stato il giornalista, quello che fece la famosa intervista a Andreotti. Dove ha umiliato Andreotti in quell'intervista, e guarda caso è morto poco dopo. L'unico giornalista, uno dei pochi giornalisti degni di essere menzionati, quindi non solo Pasolini e Rino Gaetano hanno attaccato la P2 e Andreotti e Cefis, il cosiddetto santo col vestito d'amianto, ma Pecorelli è stato forse il più coraggioso di tutti, a livelli che forse, cioè forse nessun altro giornalista è stato così coraggioso come Pecorelli. Quella lì del gain non la so, però non so. No, io immagino che interessa. Allora, Mino Pecorelli ha fatto un'intervista eccezionale ad Andreotti, in cui è stato uno dei pochi, allora Andreotti era una persona di grandissimo potere, e l'ha, diciamo, molto ridimensionato, un po' ridicolizzato, no? Ci ricordi un po' gli argomenti, se ti ricordi qualcosa? Ma vagamente mi ricordo che gli disse una roba del tipo: ma tutti questi collegamenti che lei ha con persone che agiscono per la P2, la mafia. So che fece delle domande tali per cui era imbarazzante vedere Andreotti, che non ricordo neanche come rispondeva. Non, rispondeva facendo le sue solite citazioni o le sue solite ironie. Era una cosa veramente imbarazzante. Come imbarazzante tutte le sentenze che escono oggi contro i decretini di Conte e che usciranno a breve contro i decretini di Draghi. Ma senti, io però, quindi voglio risottolineare questa cosa. Quindi tu stai dicendo che, certamente la certezza non c'è, che quindi le persone che si sono messe nell'arco dei decenni, negli ultimi 100 anni, contro questa struttura, alla fine, in un modo o nell'altro, sono spariti. Pecorelli, ma quindi anche Corelli, Moro, la moglie testimonia. Quindi ne hanno uccisi tantissimi. Quindi mettersi contro di loro significa rischiare la vita. Sì, perché come dicevo prima, solo attraverso la democrazia diretta svizzera ci si può unire contro di loro. Tant'è vero che gli svizzeri raccolgono firme per fare il referendum contro il signoraggio bancario. Hanno già raccolto 80.000 firme per togliere al potere, al governo, qualsiasi potere di lockdown. Il loro modus operandi, non ho finito di dire prima, riguardo a John Perkins, è minacciare in segreto. Cioè la segretezza è fondamentale affinché i loro piani riescano, quindi ti pagano o ti minacciano in segreto. In Svizzera non possono farlo, perché minacciare o comprare la metà degli svizzeri che votano i referendum in segreto è matematicamente impossibile, no? È come dire, se in Italia ci fosse il referendum svizzero, che ricordo che cos'è, il referendum svizzero succede che l'1% delle persone svizzere prende le firme, fa un quesito, lo fanno i cittadini, non lo fanno, non è un cosiddetto plebiscito come faceva Mitterrand, che faceva i referendum dove lui scriveva il quesito manipolatorio, un po' come fanno i grillini su Rousseau, anzi sulla ex Rousseau. Il quesito non lo scrivono gli iscritti a Rousseau, lo scrivono i dirigenti e fanno sempre quesiti manipolatori. Questi si chiamano plebisciti alla Mitterrand. In Svizzera l'1% degli svizzeri raccoglie le firme, fa il quesito e va poi al voto. Non c'è quorum in tutto il mondo, soprattutto in Italia c'è il quorum quando si fanno i cosiddetti referendum abrogativi, presi per il culo anche da Gaber. Nelle canzoni diceva: in Italia per dire sì devi votare no, per dire no devi votare sì, perché noi possiamo solo fare un referendum dove prendi una legge vecchia, togli dei pezzi delle parti e cerchi di manipolarla per fare una legge. In Svizzera si pisciano addosso da ridere quando vedono i nostri referendum. Quindi se i banchieri e il Bilderberg volesse manipolare un referendum svizzero, non può farlo in segreto, deve pagare come fa le TV svizzere, manipolarle, ma non può farlo in segreto, non può minacciare nessuno, perché come fai a minacciare la metà più uno degli aventi diritto al voto che votano referendum in segreto? È possibile matematicamente?
impossibile. Senti, allora, purtroppo il giudice Giorgiani non riesce a rientrare, quindi noi terminiamo, facciamo un'altra decina di minuti e la riproponiamo questa diretta, ci rivediamo inizio settimana. Va bene, no, allora inizio... devo parlare no, parliamo, no, il giudice non ne parliamo, l'argomento lo tratterai lunedì o martedì, adesso vediamo in base alle disponibilità tue del giudice, lo tratterete nella prossima diretta. Però ci sono tante persone che fanno domande, c'è qualcuno che ci chiede, è David Rossi, che immagino sia legato al Monte dei Paschi di Siena, che idea hai tu? Non ho mai approfondito, perché penso comunque sono pesci piccoli rispetto ai Rockefeller, ai Rothschild. No, non è vero che non qualsiasi cosa facciamo non serva a niente, scrive un utente. No, infatti, noi se lo pagandiamo e loro si cagano letteralmente addosso dal fatto che la Svizzera possa, la democrazia diretta Svizzera possa espandersi. Quindi noi, se divulghiamo e se facciamo e se imponiamo la democrazia diretta Svizzera a livello comunale, regionale, statale, loro si cagano addosso di questo, perché non possono più minacciare in segreto. Quindi qualcosa si può fare. La prossima volta allora parleremo del giudice Alessandrini, magari io approfitto per dire i nomi, almeno andate a informarvi su chi era il giudice. Sì, infatti, la facciamo proprio sul giudice Alessandrini, io non conosco questa storia, però penso che, anzi sicuramente Angelo la conoscerà, ci mancherebbe altro. Sì. Lui indagava sul Bilderberg e fu ucciso da prima linea dal figlio di Don Hacattén. Il figlio di Don Hacattén ha ucciso... Una storia complicata, voglio dire. Don Hacattén, che era uno dei pezzi grossi della democrazia cristiana. E la fuga del figlio di Don Hacattén fu coperta dal ministro degli interni Cossiga. Insomma, la cosa... Cossiga, quello che definisce Draghi un malfattore che venderà l'Italia e i suoi amichetti alla Goldman Sachs. Quindi Cossiga, che era già, come dire, quello che infiltrava i poliziotti nelle manifestazioni per aumentare gli scontri, non era uno stinco di santo, che va a dire che Draghi è il peggiore. Quindi se Cossiga già, che faceva schifo, dice così di Draghi, che cos'è Draghi? 8 volte al Bilderberg Draghi, tanto per rimanere in tema. Sì, allora Max, ma ti faccio una domanda che esce un po' dall'argomento, visto che tanto lo riprenderemo, ma io oggi parlavo con una giornalista, un'amica però, quindi non in un'intervista, la quale mi faceva notare una cosa, diceva, vabbè, comunque a una cosa è servita questa cosa, perché io gli dicevo, guarda che questa società faceva schifo anche prima, schifo tra virgolette, esatto. Non è che... Cioè, questa cosa ha messo in evidenza delle cose che in realtà avevamo tutti i giorni davanti agli occhi, non è che... E quindi tu sei d'accordo su questo? Cioè, lei dice, vabbè, almeno a questo punto sta pandemia ci ha messo in evidenza queste cose. Tu pensi che questo aiuterà a cambiare un po' le cose? Sono totalmente d'accordo, anche se comunque anche io ho sofferto da questa pandemia. Io sono un animale sociale, come tutti gli esseri umani sono animali sociali. E quindi sono totalmente d'accordo, però mi girano i coglioni lo stesso, perché io comunque ho patito e chi mi ridarà questo anno? Cioè, anche se questo servirà a migliorare forse le cose, perché poi forse, perché tanto senza la democrazia diretta svizzera non so cosa cazzo faremo, chi mi ridarà il mio anno indietro? Chi mi ridarà i miei amici? Chi mi ridarà il tempo che non ho avuto con i miei amici, con tutti quanti? Chi me lo ridarà? Cioè, va bene, faremo le cause, risarcimento danni, 235 euro al giorno per arresti domiciliari, va bene, 30-40 mila euro, ma il bene più importante di ogni essere umano è il tempo. E chi me lo ridarà questo cazzo di tempo? Sì, purtroppo è proprio così, no? Purtroppo è proprio così. Senti, comunque, una domanda... Sono d'accordo, faceva schifo, a me faceva schifo anche prima la società, Non è che adesso è solamente un po' più palesata. Ci hanno tolto anno di vita, molti ti fanno i complimenti, quindi senti, secondo te è importante scendere in piazza o la ritieni qualcosa di superato? No, è importante, ma argomentando. Scendere in piazza senza argomentare, e dal mio punto di vista l'argomento numero uno è sempre la democrazia diretta svizzera, oltre al signoraggio, al Bilderberg, all'alimentazione, che prima Angelo diceva, ho fatto una diretta sulla pagina MV sull'alimentazione fruttariana.
cosa di cui parlano in molto pochi, no? Perché se è vero che l'alimentazione vegana piano piano si sta diffondendo, quella vegetariana è già al 9% in Italia, 2% quella vegana, ma come avevamo detto in una Zoom privata di aderenti all'OMV, avevo detto che in Israele era il popolo più sano al mondo, avendo il 6% di popolazione vegana, con un tasso di crescita annuo dell'1%, una cosa incredibile. Dicono che gli italiani sono tanti vegani, perché c'è 1,5 milioni di vegani. Tra l'altro nessun vegano italiano ha mai visto una terapia intensiva, perché la comunità vegana... Io sono vegano. Lo so, infatti stavo aspettando che lo dicessi tu. Che facessi... Senti, però il fruttarismo, spiegacelo un attimo, cioè in realtà significa mangiare solo frutta? È così? Sì, però non è solo frutta dagli alberi, dalle piante legnose, che è la frutta dolce, ma è anche la frutta delle piante erbacee, quindi tutti i frutti, tutti quello che si coltiva nell'orto, che ha un seme, quindi zucchine, pomodori, melanzane, tutto quanto, è un frutto. Ma del resto la pianta erbacea più grande al mondo è la banana, e non è un albero. Quindi non è che se una pianta erbacea non ti dà i frutti, quello che non insegna l'università, essendoci il pensiero unico della Fondazione Rockefeller, tra l'altro loro si ammantano di tutti questi nomi filantropici, no? La Fondazione Rockefeller, la Fondazione Ford, Ford era azionista della Leggi Farben, E adesso cosa abbiamo? Le fondazioni Gates, le fondazioni Soros, che in realtà hanno solo preso esempio dai Rockefeller e dai Bush e da tutti questi personaggi qua, che ancora sono dietro le quinte. Non è che sono stati sostituiti dai Google e dai Microsoft. Ci sono ancora. Non riesco comunque a leggere tutte le domande che vengono fatte, perché No, io le domande poi te le faccio io le metto, le cose così le metto, quelli più importanti, i messaggi più comunque interessanti. Volevo ringraziare l'utente che ha scritto di Pecorelli, perché Pecorelli è stato veramente un grande. Allora, Max, allora va bene, allora fermiamoci qui. Aspetta, questa domanda qua devo rispondere. La dieta mediterranea, in realtà, per quanto Giorgio Calabrese spacci una serie di stronzate enormi, e c'è stato un dibattito anche fra me e Calabrese la vita in diretta un'estate, dove io l'ho seppellito di dati scientifici e lui ha ripetuto 6 volte non è vero. Cioè gli ho detto che 3 zucchine e un avocado hanno più proteine di una bistecca. La bistecca ha 19 grammi di proteine, la dose consigliata 100 grammi. Le zucchine hanno 1,3 grammi di proteine, l'avocado 4%, cioè la zucchina 1,3%, ma la dieta mediterranea, che lui la spaccia carnista, non è mai stata carnista. La dieta mediterranea nasce dai contadini. Il contadino, secondo voi, è così stupido che mangia il proprio capitale? No? La dieta mediterranea del contadino è vegetariana, non si mangia il capitale, il contadino, è sempre stata vegetariana. Tant'è vero che le malattie nascono storicamente nei ricchi, che hanno la gotta, che si mangiano la carne, e Big Meat, quella che io chiamo Big Meat, è molto potente, molto più di Big Pharma. E non certo quanto il signor Aggio, ma Big Meat è molto molto potente, e la maggior parte dei cosiddetti complottisti che indagano su tutte queste teorie del complotto non indagano mai su Big Meat. Cioè, per dare un dato che è incontrovertibile, noi possiamo vivere su 5 miliardi di ettari, cosiddetti ettari antropizzabili, cioè vivibili dall'uomo. Sapete su quanto viviamo di questi 5 miliardi di ettari? Cioè vuol dire il terreno che non siano ghiacciai, che non siano deserti, che non siano montagne? Sapete su quanto viviamo? Sullo 0, perché? Perché l'88% degli ettari vivibili dall'uomo sono in mano a Big Meat, il 66% con gli allevamenti e il 22% con la produzione di soia e di mangime per animali, cioè che gli danno semi a degli erbivori, poi si lamentano che la mucca diventa pazza, e rimane l'11% di agricoltura nostra, quindi fatti i calcoli, siamo al 99%. Noi evitiamo lo zero, noi dovremmo avere una casa e un terreno per ogni singolo abitante. In realtà, se gli abitanti del mondo diventassero tutti vegani o fruttariani, non ci sarebbe nessuna sovrappopolazione. È solo per gli abitanti carnisti che c'è la sovrappopolazione. Perché certo, se l'88% delle terre abitabili è in mano agli allevamenti, e poi vogliamo ricordarlo, Pasquale? Quasi tutte le malattie
parte che la maggioranza delle malattie sono eziologia sconosciuta, ma quelle che non sono eziologia sconosciuta, eziologia vuol dire origine, sono zoonosi, cioè se c'è un allevamento, e guarda caso tutti questi morti di Bergamo e Brescia e tutti quelli intorno a Milano che vanno poi a sotto Pavia, Lodi, fino a Parma, dove stanno gli allevamenti in Italia? Dov'è l'inquinamento più alto che c'è in Italia? Guarda caso nella pianura padana, tutto attorno a Milano. No, è giustissimo, io cerco mai, certamente vegano, ricordiamo che appunto come diceva Max, la maggior parte delle patologie, tutte le patologie tra l'altro infettive che abbiamo avuto negli ultimi anni derivano tutte dagli allevamenti intensivi, che pensate sono veramente una fucina incredibile di patologie. Ricordiamo che la carne, poi quando parliamo di carne, oggi in realtà parliamo di un insieme di ormoni, perché la carne, almeno come ce la possono ricordare 200 anni fa, non esiste più, e comunque ricordiamo che la carne rossa è comunque favorisce sicuramente le patologie oncologiche, quindi il cancro del sistema gastrointestinale. Questo è un dato di fatto, lo dicono tutti, quindi praticamente lo sappiamo. Volevo anche dire, leviamoci anche questo concetto che la vitamina B12 c'è tantissimo, perché la B12 è un batterio, la cobalamina, che sta sulla frutta e la verdura. Non è che se mangi la carne e la B12, sta sulla frutta e la verdura. Quel batterio sta lì. Quindi, però, in realtà, però questa cosa, facciamo così, faremo una diretta io e te, casomai, vediamo, perché hanno scritto pure che il giudice Giorgiani è vegano, a me non risulta, però può darsi. Ma io gli dissi che doveva fare colazione con le mele rosse. Ti ha mandato sicuramente. Dobbiamo però aiutarlo ad Angelo a migliorare la sua alimentazione, perché quando andrà in pensione da giudice diventerà il nostro avvocato, mio e tuo, lo sai questo, vero? No, perché un giudice quando va in pensione automaticamente diventa avvocato, no? Quindi io voglio il giudice Angelo. Ognuno decide come vuole, ognuno fa come vuole. Allora, inizio settimana metteremo una locandina, purtroppo il giudice lo ricordiamo stasera a Napoli, perché domani a tutti i napoletani lo ricordo, sia io che il giudice Giorgiani, Max sta a Milano, se no sarebbe stato con noi, saremo in piazza quindi a dare il nostro apporto nonostante qualche difficoltà. Il giudice oggi si è fatto Roma, io non l'ho potuto raggiungere, però dico Max, comunque io vedo una grande partecipazione, è un argomento complicato, quindi sicuramente non attira certamente 2000 persone, però è un argomento secondo me da fare. Allora, mi ricordi il nome di questo giudice di cui secondo te è molto importante parlare? Emilio Alessandrini, i cui atti sono stati letti dal giudice D'Ambrosio, che li ha passati al giudice Imposimato, questa è la catena, e Angelo ha conosciuto il giudice Alessandrini. Ok. Allora domani noi siamo in Piazza del Gesù, tra l'altro faremo sicuramente una diretta con Max, allora ci vediamo inizio settimana, perché vedo ci invitano proprio a darti più voce anche dal punto di vista della tua dieta, però le dobbiamo fare separate. Oggi vabbè, è uscito Angelo, abbiamo un po' mischiato, no? Senti, volevo chiederti la conferma che tu sei comunque in diretta domenica a Milano a Cinisello Balsamo per la manifestazione contro l'ospedale Buzzi che vuole iniettare. Allora, io ho un amico, una persona carissima, anzi mi scuso pure con lui, che lui si chiama Gaetano Rotondo ed è una persona squisita. Una persona squisita, un mio caro amico, purtroppo tra l'altro ha stampato tutta la terapia domiciliare che abbiamo fatto noi come Retico e domani la distribuirà a Milano, quindi io gli ho promesso che farò questo intervento, parlerò proprio dell'azione dei vaccini, di questa terapia genica sviluppata sui bambini, quindi di questi esperimenti che oggettivamente lasciano molto perplessi, e chiaramente delle terapie domiciliari. Sarà un grande onore intervenire. Domenica 25 aprile dovremo fare questa. Domani 25 aprile. Domani, sì, hai ragione. Guarda caso, oggi abbiamo parlato di Bilderberg. No, anche perché una delle cose che volevo dire è che non mi sembra un caso che parliamo di Bilderberg alla vigilia del 25 aprile, in cui si festeggia il passaggio di consegne fra l'occupazione nazista e l'occupazione americana.
Ok, no, io queste cose onestamente sono un medico, infatti su alcune cose sono molto ignorante, però perciò mi fa molto piacere ascoltare persone come te e sarà molto bello farlo lunedì. Quindi domani siamo a Napoli, io farò questo intervento, molto Gaetano se lo merita, anzi lo ringrazio, lo scuso di non poterci essere, però diciamo le mie condizioni fisiche al momento non me lo permettono. Allora, grazie Max, grazie, ci aggiorniamo, così parleremo anche di questo giudice di cui parli bene, che poi è bellissimo il fatto che Angelo l'abbia conosciuto. Allora ti ringrazio, ci sentiamo noi domani e noi ci vediamo inizio settimana. Ciao a tutti, grazie. Ciao ragazzi.